Buon pomeriggio a tutti e a tutte e benvenuti al nostro webinar dedicato alle trasformazioni digitali e al lavoro agile. È un webinar organizzato dal nostro Ateneo, l'Università degli Studi di Udine, in particolare dal Laboratorio Lavoro del Dipartimento di Scienze Giuridiche ed ha una particolarità che è fatto in collaborazione con ben due master del nostro Ateneo. Il Master MBA, che è diretto dal professor Marco Sartor, e il Master di Gestione delle Risorse Umane e Organizzazione, che è diretto dalla professoressa Visintì. Ecco, con grande piacere quindi cedo la parola al nostro magnifico rettore, il professor Pinton, per inaugurare questo incontro che vede la partecipazione della Banca d'Italia, sede di Trieste. Bene, buon pomeriggio anche da parte mia, naturalmente, a tutti e a tutte. Grazie Marina, professoressa Brollo, non solo per avermi introdotto, ma naturalmente per aver organizzato questo webinar, quindi grazie anche a tutti coloro che hanno collaborato e grazie anche alla collaborazione che c'è e che oggi si instaura anche con questo, si rafforza con questo webinar con la Banca d'Italia, in particolare con la sede di Trieste Banca d'Italia. Saluto il dottor Marco Martella per questo. E grazie anche ai relatori che arricchiranno naturalmente poi il webinar con i loro contenuti. E l'Università di Udine naturalmente è piuttosto interessata ai temi del lavoro, non solo perché ha colleghi e colleghe che vi lavorano, avete sentito anche da parte della professoressa Brollo la citazione al laboratorio lavoro che sta attivo presso di noi, ma anche perché poi è un datore di lavoro e anche con lavoratori molto particolari, molto differenziati come categorie e non c'è dubbio poi che al di là delle situazioni contingenti che hanno determinato delle accelerazioni su temi quali quelli come la digitalizzazione o il lavoro agile, lo smart working, avesse già cominciato anche ad attivare delle sperimentazioni, insomma una ventina di lavoratori li abbiamo messi in lavoro agile prima ancora della pandemia, proprio per cominciare anche come amministrazione pubblica, forse diversamente pubblica come dovrebbe essere l'università, insomma un po' particolare come amministrazione, anche per cercare di capire come diciamo, gestire e promuovere una certa attività che avrebbe potuto portare beneficio al sistema di lavorare nel nostro ambiente. È chiaro che poi insomma con la pandemia, insomma al di là di quello che poi si trova nei giornali oggigiorno, che è principalmente ahimè dedicato a una terribile guerra, sono affiorate e accelerate determinate questioni proprio legate alla transizione digitale e al lavoro agile, che credo abbia messo in evidenza delle opportunità, ma anche delle necessità. Innanzitutto penso che non possa essere ridotto il tutto a problemi di connessione o a telelavoro. Anzi, la tematica è talmente ampia e differenziata che ha bisogno di essere studiata e approfondita con accuratezza. Ma credo che quello che tutti noi abbiamo realizzato, ognuno per propria competenza, un cambio radicale nella tecnologia, nell'organizzazione del lavoro e anche nella mentalità delle persone, che quindi questo evidentemente dei lavoratori, siano essi quelli che coordinano il lavoro, sia quelli che lo svolgono. E anche come formatori naturalmente ci si pone il problema anche quali competenze, in che tempi creare, costruire per far fronte a anticipare questo enorme cambiamento. E in questo senso naturalmente è necessario che ci siano anche delle analisi approfondite, come si diceva, e quindi importante, importantissimo quello che viene svolto anche per esempio dalla Banca d'Italia. Io fra l'altro vi chiamo da un'ex sede della Banca d'Italia, sono collegato, e quindi aspetto il dottor Martella, prima farò io la visita, poi lui me la ricambierà qui e sentirà odore di casa, e
che ci sia poi una convergenza fra enti, istituti che hanno lo stesso obiettivo. Naturalmente non parlo della regione che fa che ha come obiettivo primario principale proprio di sviluppare, come è stato detto, la digitalizzazione prima di tutto, ma anche tutte le tematiche che riguardano il lavoro agile. Aspetti giuridici, quindi, aspetti organizzativi e aspetti tecnologici. Tutto questo da declinare nell'ambito poi del benessere della persona, cioè del capitale umano. Io credo che questo sia un webinar che capita a fagiolo, ma anche che se fagioli, come eravamo abituati a vedere nelle nostre esperimenti da ragazzini, io fra l'altro mi occupo di piante, si metteva lì, germogliava, quasi sempre riusciva. Ecco, l'importante è poi alla pianta dare tutto quello che serve, vederla germogliare, perché credo che ci sarà veramente un ambito in cui tutti noi dovremo porre le nostre attenzioni. Quindi grazie a tutti, anche a chi partecipa naturalmente, e buon proseguimento e buon lavoro. Grazie al magnifico rettore. Per rimanere sempre in ambito universitario, è con gran piacere che cedo la parola alla professoressa Elena D'Orlando, che è la direttrice del Dipartimento di Scienze Giuridiche, che come al solito aiuta, accoglie e agevole questo tipo di iniziative. Grazie Elena. Sono io che ringrazio voi, in primis la collega Marina Brollo, ma in realtà tutto il laboratorio lavoro, che come già stato detto all'interno del nostro dipartimento è davvero una fucina di idee, di eventi, di iniziative che danno prestigio non solo al nostro dipartimento ma all'intero nostro Ateneo, come ha ricordato anche il magnifico rettore. Il tema peraltro scelto oggi, trasformazione digitale e lavoro agile, come già ricordato, è un tema di una indiscutibile, direi, attualità. E mi fa particolarmente piacere che in questa occasione inauguriamo una partnership con la sede di Trieste della Banca d'Italia. Ringrazio il dottor Martella per aver dato la sua disponibilità ad essere parte attiva di questa iniziativa, e formulo da subito l'auspicio che questa in realtà sia solamente la prima di una serie di ulteriori iniziative che potremo condurre insieme. Il tema del lavoro agile direi che è un tema che anche recentemente, leggendo la stampa, è un po' alla ribalta delle cronache, dal momento che dagli stessi dati che ci provengono dalle organizzazioni sindacali stiamo assistendo ad un incremento delle trattative volte alla stipula di accordi che agevolino la possibilità per i lavoratori di usufruire di questa nuova modalità operativa. E la cosa interessante è che riguardano i lavori di tutti i settori, sebbene con alcuni fisiologici distinguo. Uno dei portati, una delle eredità che questa esperienza drammatica della pandemia ci lascia, il lavoro agile, forse è una delle poche cose positive. E non è un caso, infatti, che da parte dei lavoratori si manifesti questa volontà di avvalersene. Spesso mi è capitato anche di leggere che probabilmente questa modalità nuova di lavoro sarà il lavoro del futuro. Io non ho gli strumenti per poter fare delle previsioni a riguardo, diciamo che da osservatore che si occupa dello studio delle istituzioni posso solo dire che vi sono sicuramente degli aspetti più che positivi che il lavoro agile porta con sé e che possiamo apprezzare diciamo alla luce delle tre disposizioni costituzionali che a me vengono in mente quando si parla di questi temi, diritti individuali in primis, diritti individuali di cui all'articolo 2 della Costituzione, che sicuramente vengono valorizzati con il lavoro agile, se non altro nella misura in cui sono uno strumento, il lavoro agile è uno strumento di maggiore qualità della vita, perché consente di conciliare al meglio la dimensione individuale, quella anche collettiva, sia essa personale, sia essa sociale o professionale, e che quindi sicuramente consente di vivere meglio, ma probabilmente consente anche di ottenere delle condizioni migliori dal punto di vista dell'efficienza e dell'efficacia anche all'impresa.
ma anche direi alla pubblica amministrazione. Quindi complessivamente un ventaglio di risultati benefici. Dall'altra parte però ci sono anche dei nodi da sciogliere, che per esempio le colleghe giuslavoriste hanno ben presente da tempo e sui quali si cimentano da tempo. Personalmente mi viene in mente innanzitutto il tema del diritto alla disconnessione, sempre ragionando di diritti individuali. Su un altro versante, ragionando invece di una dimensione collettiva, un altro tema che va adeguatamente studiato è quello della tutela della riservatezza dei dati. E questo è un tema di cui io mi occupo in particolare con riferimento alle pubbliche amministrazioni, ma direi che è un tema assolutamente generalizzato e con il quale le nuove modalità di lavoro dovranno comunque fare i conti. Tra l'altro mi permetto di ricordare che il nostro dipartimento rispetto a queste tematiche è molto attento, sia dal punto di vista del lavoratore, della dimensione dell'impresa, e il laboratorio lavoro su questo, come ho già ricordato, è sicuramente in prima linea, sia per quanto riguarda la pubblica amministrazione. Noi abbiamo puntato, e in questo so che l'Ateneo ci sostiene sulla valorizzazione dei nostri curricula in materia di pubblica amministrazione e siamo stati anche tra i primi Atenei d'Italia a sottoscrivere un protocollo di intesa col Ministero della Pubblica Amministrazione per dare attuazione a quel grande progetto di investimento sul capitale umano della PA che prende il nome di PA 110 e lode. Quindi invito in questo senso anche il nostro partner della Banca d'Italia a prendere in considerazione questa opportunità formativa che noi riserviamo ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Ultima cosa, visto che questo è un webinar che si pone anche di fare un po' il punto della situazione a livello regionale, io ricordo che appena uscito il codice dell'amministrazione digitale mi era capitato di scrivere un saggio che all'epoca sembrava, diciamo un po', non dico avveniristico, ma sicuramente pionieristico, sulla possibilità di creare una pubblica amministrazione regionale digitale. Ecco, adesso la sfida è molto meno, diciamo così, fantascientifica di quello che all'epoca si potesse pensare, perché se è vero che sul tema del digitale abbiamo una potestà legislativa esclusiva dello Stato che riguarda il coordinamento informatico, dall'altra parte però abbiamo anche una potestà normativa regionale primaria che riguarda in primis l'organizzazione dell'amministrazione regionale, ma poi anche tutto il sistema delle autonomie locali. E in questo senso penso, e mi scuso con l'assessore Rosolin se faccio questo piccolo sconfinamento nel suo campo, io credo che da questo punto di vista, proprio sfruttando le opportunità che l'attuazione del PNRR dischiude dal punto di vista delle azioni di miglioramento della pubblica amministrazione, davvero si possono creare delle sinergie proficue tra tutte le amministrazioni operanti sul territorio regionale. Quindi l'amministrazione regionale, quelle degli enti locali, ma anche le amministrazioni statali, le università e la Banca d'Italia. Da questo punto di vista mi pare tra l'altro che la cabina di regia che la nostra regione ha istituito proprio per dare attuazione al PNRR possa essere una utile sede istituzionale in cui ragionare insieme. Grazie alla nostra direttrice. Peraltro il Dipartimento di Scienze Giuridiche ci ha concesso anche l'utilizzo, la collaborazione di tre nostri dottorandi di area lavoristica, il dottor Gianluigi Pezzini, il dottor Massimiliano De Falco e la dottoressa Giulia Colombo, che quindi danno una mano nell'organizzazione di questo evento. Così come approfitto per ringraziare la dottoressa Sveva Gregori, che sta seguendo la parte informatica, telematica, col suo gruppo di lavoro. Allora, a questo punto un altro partner, un attore principale su questi temi è sicuramente la Regione ed è sicuramente l'assessore al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università
e famiglia, la dottoressa Alessia Rosolen, a cui cedo con piacere la parola, tenendo presente che appunto il tema si presta benissimo a una declinazione territoriale che sicuramente lei saprà valorizzare. Grazie, grazie professoressa Brollo. Io ringrazio chi è intervenuto prima di me e mi scuso già perché dovrò lasciare questo intervento perché devo tornare a Trieste. Io ringrazio e inizio subito così, ringrazio il Dipartimento di Scienze Giuridiche e in particolare la professoressa Brollo che insegna diritto del lavoro per le sollecitazioni che all'amministrazione regionale in quest'ultimo anno ha dato rispetto a un tema che sicuramente va approfondito, va colto, esattamente come ha detto il professor Pinton, va tenuto nell'agenda politica rispetto a quella che è un'evoluzione del sistema e dell'intero mondo del lavoro. Io lo amplierei a tutti i settori della nostra società verso i quali stiamo andando incontro. Non solo all'interno del PNRR esiste questo tipo di attenzione, questo tipo di focalizzazione, ma la stessa attenzione, la stessa focalizzazione rispetto a questo percorso evolutivo, ai nuovi campi che si aprono, ai nuovi bisogni formativi, ai nuovi tempi e modalità formative, noi abbiamo dedicato fondamentalmente tutta la nuova programmazione del Fondo Sociale Europeo, che è uscita e che sta uscendo in maniera molto puntuale da quelle che sono applicazioni che abbiamo conosciuto fino ad oggi, legate inevitabilmente ai due temi che sono il titolo dell'incontro di oggi. Il primo è il tema della trasformazione digitale, legata a tutti i percorsi formativi, a tutte le applicazioni possibili da utilizzare nella vita di ognuno di noi, e l'altra è inevitabilmente e in maniera importante il lavoro agile. Peraltro, attraverso tutti gli approfondimenti, l'inizio di un percorso di approfondimento che abbiamo fatto con la professoressa Brollo e la professoressa Zilli, ci siamo resi conto di quanto questo tema sia pervasivo di tutti gli aspetti della nostra società e sia pervasivo di tutte le azioni rispetto alle quali la pubblica amministrazione può essere soggetto attivo. L'attività che facciamo con l'Università di Udine, col Dipartimento di Scienze Giuridiche su questo tema vuole accompagnare le nostre aziende e le nostre parti datoriali, ma anche le parti sociali in questo passaggio, che se è vero che abbiamo in qualche modo assaggiato durante il periodo Covid, ora deve rientrare all'interno di parametri molto ben delineati e molto puntualmente codificati per evitare ovviamente ogni tipo di degenerazione che anche tutti gli aspetti legati alla modernità possono portare con sé. Faremo un vademecum, un'azione di diretta rispetto a il futuro del lavoro o quella che viene ogni tanto quando si parla di lavoro agile definita l'ampliamento dell'intelligenza del lavoro, perché anche questo è un aspetto sul quale vogliamo intervenire. Il piano sul lavoro agile del Friuli Venezia Giulia, che è uno degli obiettivi che ci diamo assieme all'Agenzia Lavoro e Sviluppo Impresa, è quella di ampliare e codificare tutti gli snodi che il processo evolutivo della transizione digitale dovrà inevitabilmente superare, ma speriamo, questo sì, di saperne cogliere anche gli aspetti positivi e quelli che possono andare da un lato a modificare tutto il sistema delle prestazioni sociali integrative, dall'altro quelle che possono valorizzare tutti i contesti produttivi,
sicuramente riqualificare il personale, le persone che lavorano all'interno dei nostri contesti produttivi e a valorizzare in realtà anche il territorio con una regia che riteniamo essere necessaria rispetto a una partita di servizi sociali che profondamente si modifica con la trasformazione, con il passaggio al lavoro digitale, tutti i servizi che servono ad accompagnare non solo la scelta di applicare la contrattualistica del lavoro agile, ma la scelta di procedere con questa tipologia di lavoro, legandola poi in realtà a tutta una serie di aspetti di ricerca e di evoluzione che riguardano anche tutto il percorso della cybersicurezza, tutto il percorso legato a un sistema di ricerca molto ampio che in questo campo trova le sue applicazioni. Per cui io ringrazio tutti per questa opportunità, ringrazio ovviamente la Banca d'Italia per la collaborazione, per il coordinamento con l'Università di Udine, restando a disposizione di tutti per un percorso che, esattamente come ha detto la professoressa D'Orlando prima, deve vedere nella pubblica amministrazione sicuramente un soggetto dove le buone prassi si realizzano, ma deve anche vedere la pubblica amministrazione come regista super partes e legislatore attento rispetto all'evoluzione del mondo nel quale viviamo. Grazie. Bene, grazie. Con questo giro di saluti abbiamo già introdotto le tematiche più calde del nostro incontro. Ricordo a tutto il pubblico che è online, che è aperta la chat, per cui se vogliono fare delle domande ai relatori è possibile farlo tramite la chat. E ricordo che poi il video sarà a disposizione su PlayUniUd. A questo punto andiamo col vivo dell'incontro e quindi è con grande piacere che passo la parola al dottor Marco Martella, che è il direttore della sede di Trieste della Banca d'Italia e che con questa iniziativa apre un intenso programma di collaborazione, di relazione con il territorio, e per questo già lo ringraziamo. Buon pomeriggio. Un ringraziamento alla Università di Udine per averci ospitato, un ringraziamento particolare al magnifico rettore Roberto Pinton, alla professoressa D'Orlando, all'assessora Alessia Rosolen e ovviamente alla professoressa Brollo, con la quale abbiamo organizzato questo webinar, che nasce anche, diciamo, da un lavoro che svolgiamo insieme all'interno del Consiglio di Reggenza della Banca d'Italia, di cui fa parte la professoressa Brollo. Un ringraziamento anche alla professoressa Visentini per l'intervento che farà e al mio collega Andrea Benecchi. Prima di iniziare a entrare nel vivo, nel vivo di questo argomento, i cui temi essenziali sono stati già in modo molto efficace lanciati sul tappeto da parte dei relatori che mi hanno preceduto, consentitemi appunto di riprendere un attimo quello che stava dicendo la professoressa Brollo riguardo alla sede di Trieste della Banca d'Italia. Perché nella nostra sede abbiamo di recente avviato un piano di azione volto a rafforzare le relazioni con il territorio. L'iniziativa mira ad ampliare e rendere più efficaci gli interventi già attuati nel passato dalla sede di Trieste in tale ambito, però assicurando, speriamo di riuscirci, maggiore organicità e continuità agli stessi e conseguendo livelli più elevati di efficienza. La sede di Trieste della Banca d'Italia muove in questa direzione nella consapevolezza dell'esigenza di
avere un rapporto più diretto con i cittadini, le imprese, le scuole, le università e le istituzioni di tutta la regione Friuli Venezia Giulia, su una molteplicità di fronti, quali ad esempio far conoscere le attività della sede di Trieste, le attività della Banca d'Italia, del Sistema Europeo di Banche Centrali, diffondere le analisi economiche, le ricerche che vengono svolte a livello regionale e favorire il dibattito su questi temi, promuovere le iniziative istituzionali della banca, fornire assistenza e collaborazioni su specifiche questioni a rilevanza pubblica, ampliare a livello locale i servizi di educazione economica e finanziaria, in aggiunta a quelli standard già offerti dalla Banca d'Italia su tutto il territorio. Riguardo al lavoro agile, consentitemi anche di aggiungere una cosa di cui andiamo veramente orgogliosi, ossia che dal 1° aprile scorso abbiamo un nuovo regime di lavoro agile in Banca d'Italia. Una nuova normativa è stata introdotta e già operativa e lo sviluppo di questa normativa e anche delle modalità, diciamo, attraverso cui viene esercitato il lavoro agile dipendono da una lunga preparazione che è stata fatta in Banca d'Italia negli anni passati, ma con finalità completamente diverse. Sia finalità di poter dare continuità operativa in caso di eventi avversi, quali appunto eventi naturali o estremi, oppure disruption tecnologiche, oppure attacchi terroristici. Infatti, quando è scoppiata la pandemia, lo switch off tra il lavoro in presenza e il lavoro in remoto è avvenuto senza particolari problematiche e la Banca d'Italia ha continuato a svolgere le proprie attività istituzionali in remoto e ha continuato a farlo invece in presenza per quelli che sono i servizi che hanno basati, diciamo, sull'utilizzo dei nostri sportelli di cassa e sulla produzione di banconote. Quindi siamo arrivati a questa situazione gradualmente, avendo fatto un rodaggio per tempo. Passiamo all'evento di oggi. L'evento di oggi, come avete visto nel programma, consiste in tre relazioni presentate, il primo dal dottor Andrea Benecchi, che è un ricercatore presso la Banca d'Italia di Trieste, che presenterà una relazione dal titolo Un indicatore della digitalizzazione dell'economia regionale, l'RDESI e il caso del Friuli Venezia Giulia. Seguirà poi la professoressa Francesca Vicentin, ordinaria di organizzazione aziendale Università di Udine, che terrà una relazione sull'organizzazione digitale del lavoro, lo smart working. Concluderà la professoressa Marina Brollo, ordinaria di diritto del lavoro Università di Udine, che presenterà una relazione su agilità e professionalità. Ancora due parole da parte mia. Solo per dirvi che l'ordine con cui vengono presentate le tre relazioni hanno una motivazione. Abbiamo pensato di iniziare questo webinar con la relazione del dottor Benecchi sulla digitalizzazione, in quanto essa rappresenta un elemento essenziale per introdurre lo smart working in ogni contesto lavorativo, un fattore abilitante senza il quale il lavoro agile non sarebbe possibile. Naturalmente, per far funzionare bene il lavoro agile è essenziale il concorso di altri elementi di cui parleranno nell'ordine la professoressa Vicentin e la professoressa Brollo. Mi riferisco a un articolato piano di interventi sui sistemi gestionali e organizzativi aziendali, sui servizi e sugli strumenti informatici, sugli spazi e sulla logistica. Tutti elementi indispensabili per il pieno sfruttamento delle potenzialità del lavoro agile. Infine, le norme sul lavoro agile rappresentano un altro dei tasselli fondamentali
di cui si compone la nuova organizzazione del lavoro, norme che nello specifico ridefiniscono il lavoro in una nuova prospettiva, in un quadro di fiducia, autonomia, aggiornamento delle professionalità, responsabilità e condivisione degli obiettivi tra lavoratore subordinato e datore di lavoro. Tutto ciò premesso, invito ora il dottor Benecchi a prendere la parola. Buongiorno a tutti, buon pomeriggio. Esattamente come diceva il direttore, io partirò parlando della digitalizzazione, per poi arrivare più nello specifico allo smart working. E visto che già è stato detto tanto, inizierei subito nel vivo della presentazione a parlare appunto di digitalizzazione. Nella letteratura varie ricerche economiche hanno sostenuto che la digitalizzazione porta dei benefici significativi per le economie più sviluppate, in particolare comporta un aumento della produttività che si diffonde prima nel settore tecnologico, poi anche al resto dell'economia, e a lungo termine questo determina un aumento del prodotto interno lordo dell'economia stessa. E come potete ben immaginare, la pandemia ha determinato uno shock di domanda, per cui noi tutti adesso ci aspettiamo, insomma, che la digitalizzazione sia presente sempre di più nelle nostre vite, sia come consumatori, che come lavoratori, che come cittadini. E anche il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha allocato numerose risorse, ben 34 miliardi, al tema a questi aspetti, per cui si cercherà di lavorare sulla digitalizzazione delle imprese, ma anche alla digitalizzazione della pubblica amministrazione e allo sviluppo della banda ultralarga. Detto ciò, non bisogna dimenticarsi che diciamo degli aspetti negativi della digitalizzazione. Perché? Perché ci sono comunque individui che o per carenza di accesso, quindi di dispositivi, o per carenza di competenze, rischiano di essere ulteriormente allontanate dal mercato del lavoro, ulteriormente in maggior difficoltà ad accedere, diciamo, alla vita sociale e civile della società. E quindi, appunto, tanti motivi per cui è importante occuparsi di digitalizzazione, insomma. E la Commissione europea, dal canto suo, già dal 2014 aveva iniziato a calcolare un indicatore della digitalizzazione che è composto da, nel 2020 è stata cambiata la metodologia, e per quest'anno era composta da 37 variabili che poi vedremo nel dettaglio, e organizzato all'interno di 5 indicatori: connettività, capitale umano, l'uso di internet, integrazione delle tecnologie digitali da parte delle imprese e infine i servizi della pubblica amministrazione. E ovviamente il nostro lavoro non è stato l'unico, ci sono altri diciamo enti, per esempio il Politecnico di Milano, che ha fatto un lavoro molto simile. Noi in questo ambito abbiamo cercato di trovare, diciamo, più variabili a livello regionale. E cosa dice appunto il DESI del 2020? Questo indicatore ci pone molto in fondo nella classifica nel confronto dei paesi europei, siamo al 25° posto, includendo anche il Regno Unito, per il livello di digitalizzazione, ben distanti dalla media europea e dai paesi a noi più simili per dimensioni e caratteristiche. In particolare si sconta un divario in termini di capitale umano e uso di internet.
Quindi delle cinque componenti, le prime due sono quelle che hanno un peso maggiore, pari al 25% entrambe, e il resto dei pesi vengono dagli altri tre indicatori. Per far sì che si possano confrontare, diciamo, realtà e fenomeni completamente diversi, la metodologia prevede che ciascuna serie presa in esame venga normalizzata, per cui viene riproposto il singolo indicatore distribuendolo da 0 a 1, dove 0 è il paese con il valore più basso per quell'indice e 1 è il paese, il valore corrisponde al valore del paese che ha il risultato più elevato. E a quel punto poi, una volta che tutte le serie sono state normalizzate, è possibile calcolare la media di ciascun indice. Per quanto riguarda la connettività, ci sono aspetti, diciamo, delle serie, delle informazioni che riguardano la connessione fissa e la connessione mobile dal lato della domanda e dal lato dell'offerta, quindi il take-up, quanti consumatori, quante famiglie si collegano a internet rispetto invece alla copertura, ovvero l'offerta da parte degli operatori. E nella nuova versione, per esempio, dell'ultimo anno, alla 5G readiness verrà sostituito proprio un indicatore di copertura del 5G. Per quanto riguarda le reti fisse, vi faccio già, diciamo, un'anteprima di quello che poi vedremo meglio nel dettaglio. La regione non è collocata benissimo, in quanto da un lato l'orografia, quindi la presenza di zone montane, rende molto difficile lo sviluppo dell'offerta di rete, però anche, diciamo, nella zona dietro, diciamo, la costa e fra Udine e Pordenone ci sono aree di comuni dove la velocità massima raggiunta teorica dell'offerta è di 30 megabyte al secondo, quindi il che limita ovviamente le possibilità di utilizzare i servizi più avanzati. Niente, proseguendo con gli altri indicatori. Per capitale umano utilizzo di internet, ovviamente non vado tantissimo nel dettaglio, però vorrei farvi notare come, diciamo, la prima componente 2A riguarda, diciamo, le skills dei cittadini, il 2B riguarda la disponibilità di competenze a livello di neolaureati, quindi nel mercato del lavoro, laureati in materie affini all'ICT. E l'utilizzo di internet va a vedere proprio, appunto, da un lato la percentuale di utilizzatori, da un lato che tipo di utilizzo viene fatto della rete. Però questa metodologia in realtà aveva un problema di forte correlazione, perché sostanzialmente l'utilizzo di internet veniva anche utilizzato per stimare le capacità della popolazione, e per questo che proprio con l'ultima versione di questo indicatore, di cui non si hanno ancora i dati regionali, è stato praticamente rimosso questa componente, anche se si può osservarla, diciamo, a latere, separatamente dall'indicatore stesso. E per quanto riguarda gli ultimi due indicatori, dal lato delle imprese si dà molto risalto alle tecnologie come social media, big data, cloud e l'andamento delle vendite online. Per cui un aspetto, diciamo, che sicuramente coinvolge anche la regione, che la sfavorisce, è il fatto che questi indicatori catturino molto di più la digitalizzazione del settore dei servizi rispetto a quello della manifattura. E la Commissione comunque si è proposta di lavorare a sviluppare, diciamo, questo indicatore per comprendere dimensioni più rilevanti per l'industria, quindi potete immaginare magari cose come la stampa 3D e così via, quindi tecnologie più produttive. E infine, per le government, questo è l'indicatore dove c'è stato più lavoro da parte nostra, perché la Commissione Europea si limita ad analizzare, diciamo,
la qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni centrali e di alcuni comuni e province, comuni di grandi dimensioni, quindi manca un aspetto territoriale a cui noi abbiamo potuto, diciamo, ovviare soltanto con degli indicatori delle proxy, quindi alternativi che potessero catturare quanto più possibile gli aspetti di offerta che sottendono a queste componenti. E, andando ai risultati, potete vedere dalla cartina come sia evidente un divario fra le zone urbane e terziarie rispetto a quelle più sviluppate dal punto di vista industriale o agricolo. Chiaramente si propone un divario fra il nord e le regioni del sud. Secondo il nostro indicatore, la regione più sviluppata da questo punto di vista è, dal punto di vista della digitalizzazione, la Lombardia. Le differenze sono comunque contenute per costruzione, cioè l'indicatore non va a misurare l'effettiva differenza uno a uno dei singoli indicatori, ma più che altro mostra, diciamo, in bianco, nei termini dei colori della cartina, quelle regioni che sono indietro per un maggior numero di indicatori che la compongono. Quindi più si è sempre in fondo alle classifiche, più si ha un punteggio basso. E ecco qui, diciamo, la classifica regione per regione, che vede il Friuli Venezia Giulia collocarsi pressappoco alla metà della graduatoria, e vicino alla media italiana. E se sicuramente, diciamo, il dettaglio della regione lo vediamo nella prossima slide. Da qui l'unica cosa che si può notare è come, cioè, che posso sottolineare è come l'indicatore di connettività sia quello, diciamo, più equamente distribuito a livello territoriale, perché dal lato dell'offerta comunque le politiche nazionali di intervento sullo sviluppo dell'infrastruttura ha comunque limitato le differenze territoriali, no? Quindi l'infrastruttura si è sviluppata abbastanza uniformemente sul territorio, a parte per il discorso, diciamo, delle limitazioni geografiche allo sviluppo, allo stendere delle reti. E andando appunto nel dettaglio delle singole componenti per la nostra regione, appunto la regione sconta è sotto la media italiana per quanto riguarda la connettività, anche per alcuni indicatori di domanda delle famiglie, oltre che quello che vi ho mostrato prima, diciamo, di limiti sull'offerta, mentre siamo relativamente più forti sul capitale umano, e ovviamente, dicevo, è molto collegato all'uso di internet, che anche questo è molto è sopra la media rispetto all'Italia. E per quanto riguarda invece l'integrazione digitale, scontiamo un gap che però ci accomuna, per esempio, al caso del Veneto, dove anche loro, avendo comunque una forte propensione verso la specializzazione manifatturiera industriale, c'è questa, diciamo, una parte di questo gap probabilmente dovuto a come è costituito l'indicatore. Mentre dal punto di vista dei servizi digitali della pubblica amministrazione siamo pressoché in linea con il resto del paese. Però ovviamente, appunto, la media italiana è molto bassa rispetto al resto d'Europa. Illustrandovi brevemente i limiti di questa metodologia che abbiamo impiegato, chiaramente l'indicatore è sintetico e permette di vedere, diciamo, in un colpo d'occhio dove siamo e dove bisogna lavorare.
D'altra parte, la scelta delle singole variabili è frutto di negoziazioni internazionali all'interno della Commissione, per cui non si può, diciamo, questo è un lato negativo, per cui ci siamo voluti attenere a quello che era la struttura decisa da loro. E per quanto riguarda invece i pesi, in realtà non c'è una grande influenza di questi sul risultato finale. Perché? Perché alla fine la digitalizzazione è un fenomeno, sì, dalle mille faccettature, ma che sono molto collegate una con l'altra, no? Non puoi andare male nelle infrastrutture, che sono dei fattori abilitanti, andare bene nell'utilizzo di internet. Quindi tutte queste variabili sono molto correlate l'una con l'altra. E dal punto di vista dell'aggiornamento, questo viene fatto ogni anno, contiamo anche noi di lavorarci appena possibile, quando le serie saranno disponibili. C'è anche da dire che cambiamenti annui sono molto limitati. Ovviamente è difficile reperire i dati, c'è molto da lavorare e questi ranking si muovono molto lentamente. Chiaramente con la pandemia, diciamo, c'è stato sicuramente un aumento della domanda, ma dal lato dell'offerta le altre serie sono invece, hanno un'evoluzione molto più lenta nel tempo. E qui, anche qui andrei molto veloce, semplicemente accennando al fatto che sulla connettività c'è un problema fra velocità e tecnologia, perché, ad esempio nel grafico che abbiamo mostrato, si parlava di velocità massima della rete, ma non si va a misurare la velocità effettiva. E paesi come l'Italia, che comunque hanno puntato molto su tecnologie come lo sviluppo della FWA, cioè che sono reti comunque miste, cavo e poi l'ultima parte del servizio viene fornita con la rete mobile 4G Plus. Forniscono comunque un ottimo servizio, però vengono, diciamo, scontate male a livello di indicatore. Questo perché ci si attiene appunto alla tipologia di tecnologia, però che in alcuni paesi non può essere quella ottimale in termini di costo-benefici. E sul capitale umano e uso di internet vi avevo già accennato, anche dal lato dell'indicatore sulla digitalizzazione delle imprese, appunto ne abbiamo parlato prima, e si potrebbe pensare di ampliare utilizzando i brevetti ICT e altri indicatori che comunque via via sono sempre più disponibili su questi fenomeni. E per quanto riguarda le government, c'è sicuramente una sproporzione fra domanda e offerta, visto che è un solo indicatore di domanda contro quattro di offerta, e la metodologia ufficiale del DESI, diciamo, ignora tutte quelle che sono le differenze di sviluppo dei servizi a livello locale, no? Quindi limita molto il confronto su questo aspetto. E di qui si potrebbe andare utilizzando dati amministrativi, dove ovviamente c'è però da coordinarsi, diciamo, fra paesi che adottano sistemi molto diversi. Quindi il percorso per regionalizzare il DESI al di fuori, diciamo, dell'Italia in maniera uniforme è molto lungo e difficoltoso. E, premesso tutto ciò, ci stiamo avvicinando, diciamo, al tema del lavoro agile, che poi sarà trattato di più in dettaglio dai prossimi relatori. Io qui volevo semplicemente farvi una piccola aggiunta prima sul settore bancario, per poi appunto arrivare al lavoro agile. E per quanto riguarda i servizi bancari, dal lato dell'offerta c'è un progressivo sviluppo del canale digitale, la rete territoriale, come avete visto, è sempre più ridotta. La pandemia non è stato un momento di cambiamento dal punto di vista dell'offerta.
E qui appunto da questo grafico potete vedere come dal 2013 al 2019 ci sia stato quindi in colonna per la regione c'è stato un aumento dei vari canali dell'offerta di servizi di home banking. Ovviamente dal 2019 al 2020 la situazione più o meno è rimasta stabile. Rispetto all'Italia, che è indicata da questi trattini neri, la regione è abbastanza ben sviluppata, insomma, a parte nei micropagamenti in mobilità. E questo ha un peso, nel senso che ovviamente gli intermediari più digitalizzati sono stati anche quelli che hanno saputo adattarsi meglio allo shock della pandemia. E questo è stato appunto dimostrato da dei colleghi Albanese e Ciocchetta con un lavoro dell'anno scorso. E dal punto di vista della domanda abbiamo un forte utilizzo del home banking in regione, che è superiore a quello, diciamo, della media italiana e del nord-est, ma resta lontano dai livelli europei. E come potete immaginare, quota di benefici e carte di pagamento sono sempre più presenti nella realtà appunto del servizio del settore bancario. E lavoro agile, cosa ci dicono i dati? Utilizzando i dati dell'Istat si può osservare che fino al 2019 sostanzialmente l'utilizzo era molto limitato. E per causa, diciamo, a colpa della pandemia, il 2020 ha segnato un incremento sostanziale di questa quota della quota dei lavoratori che facevano almeno in parte utilizzo del lavoro da remoto. E su questo ho preparato un grafico che confronta l'Italia ai paesi dell'Unione Europea, come vedete, distribuiti, diciamo, in ordine di grandezza, di percentuale rispetto al 2019. L'Italia era di nuovo, diciamo, oltre la metà, nell'ultimo terzetto, però con il 2020 si è avuto un incremento di quasi 10 punti percentuali, che ci ha spinto sicuramente più su in graduatoria, comunque, diciamo, a un livello relativamente alto di utilizzo del lavoro agile. E per quanto riguarda la regione, appunto, la regione ha avuto un utilizzo leggermente più basso, del 12,3%, e in parte dovuto anche all'attività industriale, ma in ogni caso anche negli altri, diciamo, anche negli altri settori eravamo leggermente più bassi rispetto all'Italia. Posto che se uno volesse calcolare, diciamo, la quota di lavoratori che potrebbe, a causa di forze maggiori, lavorare da casa, che probabilmente non è l'ideale, però è quello che si potrebbe ottenere, siamo ben lontani, soprattutto anche nei servizi ad alta intensità di conoscenza c'è una forte possibilità di ulteriore utilizzo di questa metodologia e di lavoro. E i trend della regione sono molto simili a quelli del paese in termini di componenti, a parte appunto le specializzazioni dei settori, ma anche ovviamente la dimensione di impresa, dove le imprese più grandi hanno saputo, diciamo, reagire meglio, utilizzare di più questo strumento. Le donne hanno un'incidenza maggiore dell'utilizzo del lavoro agile, anche perché occupate nei settori pubblico e dei servizi ad alta conoscenza, e i lavoratori con un titolo di studio più elevato. E quindi questo è il quadro della situazione. Quindi riepilogando, vi ho mostrato, insomma, che rispetto al resto d'Europa l'Italia
e la regione sostanzialmente che è sul livello della media è indietro. E questo si diciamo, gli aspetti di digitalizzazione si parlano abbastanza anche con quelli del lavoro agile. E il sistema bancario dal lato suo sta ovviamente puntando su questi strumenti digitali già da tempo, e in prospettiva il PNRR sicuramente potrà dare un ulteriore stimolo a questi cambiamenti, a queste evoluzioni. E qui mi taccio, per cui grazie a tutti, e se avete domande non so. Dottor Benecchi, la ringraziamo molto per la sua presentazione e mi complimento per il lavoro che è stato svolto della costruzione di un indicatore a livello regionale. Cioè è molto complicato costruire un indicatore che possa permettere un confronto a livello internazionale proprio per le specificità, come lei ricordava, dei vari contesti nazionali. La realtà nostra, del nostro paese, anch'essa molto variegata, con punte di eccellenza, altre purtroppo in profondo ritardo, però è importante iniziare ad avere un indicatore su cui iniziare a pensare dove indirizzare gli interventi, a livello nazionale, a livello appunto locale. Benissimo, grazie per questo. Ora invece passo la parola alla professoressa Francesca Visentin, che ci parlerà appunto dell'organizzazione digitale del lavoro. Grazie molto. Bene, allora io oggi vi parlerò di organizzazione digitale del lavoro, in particolare mi concentrerò sullo smart working e nello specifico darò risposta a due domande durante il mio intervento, quindi ovviamente insomma limitato. Quali sono i vantaggi della digitalizzazione nelle nostre organizzazioni, ma soprattutto quali sono le condizioni organizzative per ottenere tali vantaggi? Allora, sappiamo benissimo che la digitalizzazione, se viene applicata in modo estensivo nelle nostre organizzazioni, cosa che evidentemente in Italia ancora non è, da quanto abbiamo capito dalla precedente presentazione, può permettere dei miglioramenti importanti, può permettere un miglioramento dell'efficienza, può permettere un cambiamento e uno snellimento dei processi proprio in un'ottica lean. È possibile anche, per esempio, nella pubblica amministrazione ridurre enormemente le ridondanze e quindi avere anche a disposizione dei dati per misurare e dei dati per valutare sia i processi sia anche le persone. Attraverso i processi di digitalizzazione poi le persone si possono tendenzialmente occupare di attività a più alto valore aggiunto, quindi non sprecano il loro tempo a fare e rifare le stesse cose, a compilare moduli spesso inutili e ridondanti, come dicevo, e quindi il tempo che viene guadagnato può essere impiegato in qualcosa di maggiore utilità. Inoltre la digitalizzazione in connessione alla diffusione di sistemi hardware e software necessari per la comunicazione digitale, sappiamo benissimo come soprattutto in questi anni abbia favorito l'emergere di nuove forme di organizzazione che si auspica possano permettere alle nostre imprese un recupero di competitività. Quindi la digitalizzazione in Italia è ancora bassa, ma diciamo che questo è quasi una buona notizia, perché sfruttando appieno questi strumenti, effettivamente possiamo puntare ad avere un recupero di competitività. Uno di questi nuovi modelli organizzativi di cui abbiamo tanto sentito parlare, anche con vari sinonimi in questo periodo, ma quello che io amo di più è il modello dello smart working. È un termine molto ampio che, a dire il vero, è usato quasi esclusivamente in Italia per includere tutte quelle forme di organizzazione che prevedono in modo più o meno esteso la possibilità per i lavoratori di lavorare da casa o comunque di lavorare da qualsiasi posto loro decidano di scegliere.
nel 2020 diciamo c'è stato un massiccio esperimento di lavoro a distanza, iniziato abbastanza bruscamente, che ha portato in Italia circa 8 milioni di persone a lavorare con forme di smart working. Poi il dibattito se sia smart working, telelavoro, qualsiasi altra cosa è stato ampio in questo periodo, ma diciamo che ciò che è stato fatto è proprio una, è stata data la possibilità per obbligo a questo punto a causa del Covid a un grandissimo numero di lavoratori di lavorare da casa, e questo per noi ricercatori è stato una grandissima fonte di dati, come si diceva prima, no? È molto difficile recuperare i dati. Ecco, per noi nella brutalità del fenomeno, però per chi già si occupava di smart working prima, questi ultimi due anni sono stati una grandissima fonte di dati. Pensiamo che prima del 2020 circa solo 500.000 persone in Italia lavoravano in smart working, e quindi insomma i numeri sono cresciuti. E, recenti ricerche sul mercato del lavoro evidenziano che nel futuro questa sarà la forma standard di lavoro, cioè la maggior parte del lavoro verrà svolto non nell'ambito dell'organizzazione, ma da caso, da qualsiasi altro posto, e quindi vi è proprio una tendenza, una vera e propria ibridazione del lavoro. Ormai sono pochissime le imprese che hanno richiamato tutti sul posto di lavoro. Buona parte delle imprese hanno lasciato le persone a casa almeno qualche giornata o anche parecchie giornate. Certamente studi recenti hanno evidenziato quelli che sono i benefici del lavoro da casa. Si è evidenziata un aumento della produttività, una maggiore autonomia, la possibilità di lavorare in modo flessibile da luoghi diversi. Diciamo che i vantaggi sono stati tanti, ci sono stati anche tantissimi svantaggi, e certamente svantaggi legati soprattutto all'isolamento che cominciano a farsi sentire, o che comunque si è cominciati a far sentire nell'ultimo periodo dello scorso anno, e proprio per questo molte aziende hanno richiamato in parte alcune persone a casa. Comunque queste potenzialità, cioè le potenzialità di queste forme organizzative sono emerse in modo evidente negli ultimi due anni, ripeto, proprio grazie ai grandi numeri che abbiamo potuto osservare. E diciamo ci auspichiamo che possano avere un impatto significativo, come dicevo prima, sulla competitività delle nostre imprese. Come si può vedere da questo grafico relativo al 2019, la produttività dell'Italia e delle nostre imprese è mediamente bassa rispetto a quella che è, a quelli che sono i dati europei. La nostra produttività è simile a quella della Spagna, quindi più chiari i colori più la produttività è bassa, ma Francia, Germania, persino Austria, Svizzera, tutti i paesi del nord Europa tendono ad avere una produttività decisamente più alta della nostra. È chiaro che diciamo i dati italiani sulla produttività sono un po' falsati da vari fenomeni che riguardano noi più di altri paesi, ma comunque il fatto che attraverso forme di organizzazione del lavoro basate sulla digitalizzazione, forme di smart working abbiano effettivamente permesso un significativo aumento della produttività, è una notizia molto importante per l'Italia, perché produttività vuol dire competitività. Quindi abbiamo bisogno di un forte recupero in produttività per mantenere o per recuperare in competitività. In generale noi lavoriamo di più, perché se guardiamo i dati sulle ore del lavoro, lavoriamo di più rispetto alla Germania, rispetto alla Francia, lavoriamo di meno solo rispetto agli Stati Uniti e alla Corea del Sud, lavoriamo più o meno uguale rispetto al Giappone, ma la produttività dei nostri lavoratori è significativamente più bassa. Le ragioni sono svariate, certamente buona parte delle ragioni è da ricercare nella dimensione delle imprese, che sono piccole, non raggiungono
economie di scala. Ci sono pochi investimenti in digitalizzazione quando si parla di Industria 4.0, nonostante gli interventi anche in Friuli Venezia Giulia e anche grazie agli incentivi statali siano stati tanti rispetto agli altri paesi europei, soprattutto quelli che vediamo più in scuro, siamo ancora molto molto in ritardo. Ma un'altra fonte, un'altra causa di questa scarsa produttività va ricercata anche nella motivazione dei nostri lavoratori. Molti studi fanno vedere che in Italia circa un terzo dei lavoratori è estremamente insoddisfatto e lo smart working ha dimostrato anche di aumentare questa insoddisfazione. Quindi smart working come aumento della produttività, smart working come aumento della soddisfazione dei lavoratori e di conseguenza come aumento della produttività. Uno studio del 2018 sulla forza lavoro dice in Italia un terzo dei lavoratori italiani non è produttivo, quindi in Italia un terzo dei lavoratori non è motivato e stranamente proprio un terzo dei lavoratori non è produttivo e Sole 24 Ore si spinge fino a dare la colpa ai manager. Dare la colpa ai manager per una ragione principale, semplicemente perché in Italia ancora in moltissime imprese vi è un approccio alla gestione delle risorse umane ancora di tipo dirigista, di tipo top down, paternalista se vogliamo, che tende a non spingere le persone o tende a non permettere alle persone di usare la propria creatività, di usare il problem solving, di essere anche proattivi, di contribuire in modo importante alla creazione di valore delle imprese. E questa insoddisfazione può essere anche alla base della Great Resignation, che non caratterizza solo l'Italia certamente, ma che sta caratterizzando anche l'Italia nell'ultimo anno. Tantissime persone hanno lasciato un lavoro a tempo indeterminato ed è per questo che in Italia il tema è ancora più scottante, perché finché avviene negli Stati Uniti, in cui comunque i posti di lavoro sono estremamente flessibili, il mercato del lavoro è molto più dinamico, per cui trovare un posto di lavoro è molto più semplice, il fatto che in Italia tantissime persone lasciano un lavoro fisso vuol dire che diciamo si sono riappropriate in quest'ultimo anno e mezzo del controllo della loro vita e non intendono più rinunciarvi. Il tema è proprio questo, quando si parla di ricerca di work-life balance, come si vede in questa tabella in cui si è chiesto alle persone nel 2021 quali sono gli elementi che più ricerchi in un posto di lavoro. Come vedete che il buon equilibrio fra vita lavorativa e vita privata è proprio un elemento ricercato da più di metà della popolazione, più metà dei lavoratori, dei possibili lavoratori, quindi il 66%. Come vedete la retribuzione è al terzo posto, l'atmosfera di lavoro piacevole invece è al secondo posto. Quindi le persone non cercano più denaro, cercano nel lavoro una fonte di soddisfazione, cercano nel lavoro una fonte di non insoddisfazione. Cioè cercano di poter star bene sul lavoro e di poter star bene a casa e che il lavoro non interferisca troppo nella gestione della vita quotidiana. Allora, come facciamo a recuperare anche attraverso lo smart working la motivazione dei nostri lavoratori e di conseguenza anche la competitività, non solo delle nostre imprese private, ma anche delle nostre organizzazioni pubbliche? Allora, La ricerca insomma, della psicologia del lavoro, che è già iniziata negli anni 30, ma insomma si è concentrata soprattutto sui contenuti del lavoro più di recente, ci dice che la motivazione deriva da una serie di fattori che vengono chiamati appunto motivazionali e che solo in presenza di motivazione la persona contribuirà, diciamo, con
col suo cervello, con la sua capacità di problem solving, con la sua creatività, con la sua proattività. Per quello a me piace il termine di smart working, perché agile mi dà conto più della flessibilità, della possibilità di lavorare quando voglio, dove voglio, ma smart working mi fa invece pensare proprio all'intelligenza, perché smart in inglese vuol dire intelligenza. Allora, lo smart working come strumento per far emergere le intelligenze. E cosa ci dice Ackman e Oldman? Proprio ci dice che ci sono alcuni elementi anche abbastanza semplici su cui fondarsi nella costruzione di una mansione. Questi elementi fondamentalmente sono tre. Il primo elemento è l'autonomia, cioè io devo dare la possibilità ai miei lavoratori di decidere come lavorare autonomamente. Quando si è sul posto di lavoro, molto spesso si viene controllati a vista, perlomeno questo succede in Italia, in molte delle nostre organizzazioni, e più l'organizzazione è piccola più questo è vero, ma anche in molte organizzazioni grandi, per esempio, si viene cronometrati nel numero di minuti che si passa alla macchinetta del caffè, oppure se entro un minuto in ritardo perdo tutta la mezz'ora, come se le persone non fossero degne di fiducia, no? Non viene data loro autonomia, si viene controllati, si dice in gergo che si fa micromanagement. Invece questo micromanagement è proprio il punto di partenza per demotivare le persone. Le persone devono poter lavorare in autonomia, capite bene perché questo si sposa benissimo con lo smart working, no? Una persona è a casa, non viene controllata continuamente, può decidere magari le priorità, può decidere in quale momento svolgere una certa attività piuttosto che un'altra, può decidere appunto come dedicare alcuni minuti della giornata magari alla propria vita e alcuni minuti al lavoro e così via, e questo tendenzialmente porta a una maggiore soddisfazione, a una maggiore produttività, come abbiamo visto. Quindi autonomia è fondamentale. Poi varietà e significatività. La varietà, una persona deve essere data la possibilità di usare tutte le sue competenze. Quindi la varietà non è tanto nelle attività, ma la varietà è proprio nelle varie competenze che io posso mettere in campo nel mio lavoro. Quindi non solo magari capacità manuale, ma anche capacità intellettiva, non solo coscienziosità nello svolgere attività amministrative, ma anche capacità di problem solving nel trovare una soluzione ad un problema. Non solo esecuzione di un compito, ma anche creatività nel pensare a nuove opportunità, nel cogliere nuove possibilità. Un terzo elemento è la significatività, che ha a che fare proprio con il sapere che sto contribuendo in modo importante all'obiettivo dell'organizzazione. E infine il feedback. Però torniamo al tema dello smart working e torniamo al tema dell'autonomia, che è l'elemento più significativo. È chiaro che se io voglio sfruttare lo smart working, così come lo conosciamo, abbiamo imparato a conoscerlo, non possiamo limitarci a lavorare in termini di telelavoro. Io devo rivoluzionare completamente l'organizzazione, perché per ottenere la parte smart della persona devo garantire autonomia, come è stato detto, però a fronte dell'autonomia devo anche garantire degli obiettivi, devo anche individuare degli obiettivi. In Italia non si è tanto abituati a lavorare per obiettivi. Solo negli ultimi anni qualcosa si sta muovendo. In Italia siamo più abituati a lavorare per input, quindi io ti controllo nelle tue attività di input, controllo quanto sei stato in azienda, controllo quanto sei stato seduto davanti al computer, controllo appunto quante ore hai dedicato al lavoro. Raramente controllo i tuoi output. I tuoi output potrebbero essere anche brillantissimi pur dedicando molto meno tempo al lavoro, e magari questo potrebbe proprio derivare dal fatto che sei maggiormente motivato. Quindi è una rivoluzione organizzativa che molte imprese non sono disposte ancora a fare o non sono ancora capaci di fare, perché riuscire a trasformare l'organizzazione
per obiettivi non è per nulla semplice. Io devo saper valutare quanto tempo tu ci puoi mettere a svolgere una certa attività, o devo poter valutare cosa effettivamente importante per la mia organizzazione in modo da darti quell'obiettivo. E anche molte persone purtroppo ancora non sono pronte a ricevere un regalo, diciamo, di questo tipo, nel senso che si può ricercare l'autonomia, che vuol dire potere decisionale alla fine, ma come si diceva in un cartone animato di Spider-Man, da un grande potere derivano grandi responsabilità, e allora sapersi assumere la responsabilità del proprio lavoro, ecco, anche questo non è da tutti. È un qualcosa che va imparato, è un qualcosa che diciamo a cui le persone devono essere formate, devono essere anche abituate a prendersi queste responsabilità. D'altro canto bisogna anche entrare nell'ottica che per fare innovazione, per esempio, per essere creativi, certe volte si può sbagliare, perché l'innovazione deriva da prova ed errore, e anche questo, diciamo, è un passo che dobbiamo fare di consapevolezza. Quindi non si può pensare che i nostri lavoratori non sbaglino mai, che al primo errore vengano ripresi, perché chi non segue delle regole ma cerca di crearle, chi non segue dei processi ma contribuisce magari a cambiarli, a mettere in evidenza l'esigenza di cambiamento, può commettere degli errori, e quindi anche questo è un cambiamento che dobbiamo tenere in conto. Quindi, per concludere, diciamo, la digitalizzazione è certamente fondamentale e può essere un fattore abilitante potentissimo, di cui abbiamo assolutamente bisogno. Quindi questi gap, questo ritardo che sono stati messi in evidenza anche dalla precedente presentazione, devono diventare una priorità per il nostro sistema. Ma la digitalizzazione da sola non può ottenere i risultati che speriamo, perché serve un cambiamento organizzativo, direi abbastanza radicale, e un cambiamento nelle persone, quindi nella voglia di mettersi in gioco e nella voglia di assumersi delle responsabilità. E qui mi fermo. Grazie professoressa, ha messo sul tappeto veramente molti spunti interessantissimi e mi ha fatto riflettere sul fatto che siamo alle soglie, se non già nel pieno di una rivoluzione culturale, sia dal punto di vista, diciamo, imprenditoriale, sia dal punto di vista del lavoratore, ma direi che è essenziale anche una rivoluzione culturale nelle relazioni sindacali tra imprese, appunto, e rappresentanti dei lavoratori. Solo attraverso, diciamo, questo forte salto di mentalità che va verso, appunto, lavorare per obiettivi, lavorare in modo flessibile, e ovviamente potranno essere consentiti e adeguati investimenti, ovviamente, in formazione e non solo in tecnologia, potranno essere recuperati quei gap che purtroppo ci caratterizzano nel confronto internazionale. Grazie molto di questo intervento. Allora, adesso affrontiamo con la professoressa Brollo la parte relativa agli aspetti di natura più normativa. Grazie. Grazie, direttore. Allora, per riagganciarmi agli interventi già ascoltati, partirei proprio col nome della cosa. Che cos'è per un giurista il nome della cosa di cui stiamo parlando? Stiamo parlando di un lavoro fuori dai locali aziendali. Ma questa è una vecchia conoscenza. Già negli anni 70 il nostro legislatore aveva disciplinato il lavoro a domicilio, e poi ancora sul finire del secolo scorso ricordiamo il telelavoro, dove tele stava in realtà per un collegamento telefonico, ma insomma si presterebbe alle nuove modalità. E poi nel 2008 il testo unico sulla sicurezza ha parlato di un lavoro a distanza. E ancora, finalmente, nel 2017 abbiamo la legge numero 81, articoli 18 e seguenti, che parla del lavoro agile.
La collega Francesca Visentin giustamente ha detto che lei preferisce lo smart working perché? Perché rende l'idea che si tratta di un cambiamento organizzativo, di una filosofia organizzativa. Quindi è un nome che intriga perché dà l'idea della grande trasformazione. Noi però da giuristi lo chiamiamo lavoro agile, anche se siamo consapevoli che c'è confusione. Non solo con le figure che ho raccontato finora, perché sono tuttora vigenti, ma da ultimo, quali nuovi nomi stanno emergendo? Si sta parlando di lavoro da remoto. La contrattazione collettiva a partire dal pubblico impiego e anche nel privato e anche la legislazione sui nomadi digitali sta parlando appunto di lavoro da remoto. Non solo, ma questo modo di lavorare si avvicina molto al problema del lavoro sulle piattaforme digitali. E ancora, si parla di lavoro ibrido, ubiquo o anche, usando una terminologia vecchia, delocalizzato. E allora cosa voglio dire con questo primo punto? Voglio dire che se noi moltiplichiamo i nomi, è difficile poi individuare i confini tra una fattispecie e l'altra. E quindi io concordo con quel tentativo che era stato fatto nella discussione a monte del protocollo Orlando, il tentativo di disegnare una sorta di statuto unico del lavoro a distanza, del lavoro a remoto, come vogliamo chiamarlo. E sul punto segnalo che c'è anche una proposta di direttiva europea per una regolamentazione organica di queste modalità di lavoro. Ma quello che ancora non vediamo e che tra poco vedremo in modo importante è che c'è un'altra distinzione nascosta ed è tra le trasformazioni in corso di rapporto di lavoro. Stavo lavorando in presenza, chiedo, stipulo un accordo per lavorare anche a distanza e quelli e i contratti che nascono invece già a distanza. E questa secondo me sarà la nuova sfida del futuro, il lavoro agile originario anche come forma per attrarre i talenti giovani, i talenti digitali. Quindi c'è questa sfida sullo sfondo. Ma recuperando una vecchia canzone di Guccini ispirata alla Bibbia, a che punto è la notte? Cerchiamo di capire a che punto siamo rispetto alla notte della pandemia e questi chiari di luna. Allora, diciamo che rispetto dal punto di vista giuridico, la legge 81 del 2017, che rimane il punto di riferimento per la disciplina dell'attuale lavoro agile, quello pandemico, è fortemente derogata. È fortemente derogata perché oggi i datori, le pubbliche amministrazioni non più, i datori del settore privato, per usare questo tipo di rapporto di lavoro, saltano il cuore della disciplina, cioè non usano il contratto individuale. Quindi abbiamo una regolamentazione sbiadita in cui il lavoro agile può essere imposto con un ordine del datore, mentre invece a fine emergenza, cioè a partire dal 1 luglio 2022, ritorna in pieno vigore la legge originaria e quindi bisognerà stipulare dei contratti, degli accordi tra le parti, tra singolo datore e singolo lavoratore. Quindi quello che ci aspetta è sicuramente un fiorire di negoziazioni individuali, di accordi individuali. Ma secondo me ha ragione il direttore, non bastano gli accordi individuali, devono essere fatti nella rete di accordi collettivi, nella trama di nuove relazioni sindacali. E proprio su questo punto io voglio affrontare il tema centrale della mia relazione, agilità e professionalità. Allora, come imposto il discorso? Allora, abbiamo già visto il primo intervento, abbiamo parlato di trasformazioni digitali, poi abbiamo parlato di trasformazioni organizzative, come il collega Visentin. Io parlo dal punto di vista giuridico di una flessibilità organizzativa, di un
una modalità diversa, non di un contratto diverso, ma di una modalità diversa di lavorare con una flessibilità organizzativa. All'inizio, e dico all'inizio pensando al periodo pre-pandemia, pensavamo che la grande novità fossero i luoghi diversi, quindi il poter lavorare fuori dai locali aziendali, e ci immaginavamo scenari molto gratificanti di lavoro fuori dall'azienda. Ecco, la pandemia ci ha reso presente che il lavoro fuori può anche voler dire un lavoro obbligato, casalingo, e quindi non può essere questa libertà che immaginavamo. Ecco, il futuro potrebbe essere anche un lavorare nei co-working, negli hub, un lavorare più in prossimità rispetto alla loro abitazione, all'abitazione dei lavoratori, quindi tenendo conto le esigenze territoriali e ambientali del territorio. Non solo, ma con la pandemia abbiamo scoperto che in realtà questa forma di lavoro smart o agile è una forma che cambia soprattutto i tempi di lavoro, soprattutto l'orario, con i rischi che già abbiamo echeggiato, un rischio di una porosità tra tempi di lavoro e di non lavoro, e quindi l'esigenza di chiarire quando si è disconnessi, quali sono i tempi di connessione, cioè l'orario di lavoro, e quali sono i tempi di disconnessione, cioè il riposo. Ecco, rispetto a questa problematica, io vedo emergere nella contrattazione collettiva un modello, direi, minimal di lavoro agile, un lavoro da remoto, un lavoro in cui le aziende conservano il riferimento alle fasce orarie, conservano i riferimenti alla vecchia idea di azienda gerarchica, e quindi siamo ancora indietro rispetto all'idea di cui parlava la professoressa Visintin, di un modello smart espanso, in cui appunto si lavora non per timbrare il cartellino, ma per obiettivi, per risultati. Quindi un lavoro che assomiglia sempre più al lavoro autonomo. E questa è un'altra grande rivoluzione all'orizzonte, è quella di uno sfumare dei confini tra il lavoro dipendente e lavoro autonomo, con una maggiore autonomia, una maggior responsabilità e anche probabilmente una maggior gratificazione dei lavoratori. Però c'è anche un altro passaggio, ed è questa la tesi che io voglio sostenere oggi, che col lavoro agile non cambia soltanto, come abbiamo visto, il luogo, l'orario, ma ci sono degli effetti a cascata rimasti un po' in ombra nel dibattito. Gli effetti a cascata sono che cambia anche il come e il cosa lavorare, cambia anche la professionalità, cioè il lavoro agile che durante la pandemia è stato vissuto come un prototipo del lavoro sicuro, cioè a distanza, oggi potrebbe diventare il prototipo di un nuovo modo di lavorare. Ma qui c'è un non detto, perché come hanno mostrato i dati del dottor Benetti, non per tutti è possibile lavorare in modo smart. Ci sono delle mansioni remotizzabili, smartabili, altre no. Bisogna verificare quali sono le condizioni abilitanti. Ecco, io avevo visto una stima dell'Istat, credo del 2020, in cui stimava che in Italia la forza lavoro potrebbe essere effettivamente potrebbe lavorare a distanza effettivamente solo per il 30%. Invece i dati che il dottor Benecchi ha evocato rendono consapevole che invece il potenziale di lavoro a tempo agile è molto più elevato. Però per farlo, e lo vedo da giurista, bisogna affrontare questa sfida. Bisogna passare dalle condizioni in concreto di una smartabilità col vecchio modo di lavorare, e quindi lì condizioni molto strette, quindi poche possibilità di lavorare in modo agile al di là dei lavori cosiddetti professionalizzanti. Bisogna ragionare in termini di potenziale, in astratto, quindi con una rivoluzione organizzativa. Quali posti potrebbero diventare agili?
Quindi non c'è dubbio che la professionalità cambierà a pari passo dell'evoluzione del lavoro agile, cambierà nel senso di diventare più elastica. Ecco, su questo punto il vero, nelle pieghe della normativa emergenziale, delle leggi previste durante l'emergenza, io ho trovato un indizio che cerca di favorire una maggior diffusione del lavoro agile. L'indizio riguarda i lavoratori fragili. Chi sono i lavoratori fragili? Allora, lasciamo perdere il fatto che la definizione è abbastanza complicata, l'elenco è incerto, ma sostanzialmente sono tutti quei lavoratori che sono a rischio di contagio. Ecco, quei lavoratori a rischio di contagio, mentre per tutti gli altri durante la pandemia c'era una sorta di obbligo di lavorare in modalità agile, viceversa i fragili godevano di un diritto al lavoro agile. La norma è il comma 2 bis dell'articolo 26 del decreto 18-2020, cosiddetto Cura Italia. Però lo stesso legislatore era consapevole che è un diritto debole, perché c'è sempre il non detto, ove possibile, quindi si può fare laddove tecnicamente possibile. Però il legislatore cosa inventava per i fragili? Inventava una sorta di repêchage dell'agilità, cioè diceva che i lavoratori fragili potevano essere utilizzati in modalità agile non solo per le loro mansioni, non solo per le mansioni di tutto il loro livello, ma addirittura per le mansioni dell'intera categoria, addirittura per le mansioni dell'intera area di inquadramento. Quindi, qual è la lezione che ci dà il legislatore? La lezione è che la palla passa alla contrattazione collettiva. Tradizionalmente gli inquadramenti professionali, designare il perimetro delle professionalità spetta alla negoziazione collettiva. Quindi la negoziazione collettiva può ragionare in termini di lavori smartabili. E questa intuizione quindi passare la palla alla contrattazione collettiva, quindi incentivare il ruolo della contrattazione collettiva, è un'intuizione che sicuramente emergerà nel ritorno alla normalità. Non c'è dubbio, dal 1° luglio, se per un verso si ritorna all'accordo individuale, per altro verso in tutto il pubblico impiego, in virtù del protocollo Orlando, c'è un forte rafforzamento del ruolo delle parti sociali. Non solo, ma c'è già in Parlamento, presso la Commissione Lavoro della Camera, già c'è già una proposta di modifica della legge 81 nel senso di rafforzare il ruolo della contrattazione collettiva. Comunque vada, c'è un futuro nella contrattazione collettiva. Ultimi passaggi, ultime lezioni che noi possiamo prendere dal legislatore pandemico, emergenziale. Il legislatore per i fragili prevedeva la possibilità di essere appunto assegnati a nuove professionalità molto più ampie o addirittura, in alternativa, se non si può fare, a attività di formazione, a specifiche attività di formazione. Ecco un altro aspetto molto importante. Dovesse capitare un'altra emergenza, ricordiamoci che quel periodo lì può essere anche utilizzato per formare i lavoratori, per renderli pronti a una nuova modalità di lavoro. Quindi dicevo, il legislatore dell'emergenza ci ha fornito due lezioni utili. La professionalità può essere più larga e se non si riesce a allargarla in modo opportuno c'è sempre la possibilità di usare la formazione in orario di lavoro. Ma queste lezioni sembrano già superate, perché in realtà il legislatore le agganciava strettamente al periodo di emergenza. Ora, in senso stretto, il periodo di emergenza è terminato il 31 marzo. Quindi dal 1° aprile i lavoratori fragili in teoria non hanno più la possibilità di pretendere questo tipo di lavoro agile. Quindi non c'è più il supporto per il diritto al lavoro agile.
Ho detto in teoria, perché in realtà tutto questo capita all'interno del decreto legislativo 24 del 2022. Capita per un problema finanziario, qui non ho il tempo per segnalarvi quali sono i costi di questa manovra, ma sono costi che sono collegati non allo svolgimento del lavoro agile, ma al mancato svolgimento del lavoro agile per i fragili. Quindi la lezione che io voglio trarre da questa indicazione è che in questa fase in cui non siamo più dentro l'emergenza in senso stretto, quella è finita col 31 marzo, ma non siamo ancora fuori dalla pandemia. Il virus c'è, circola ancora tra di noi, quindi non c'è dubbio che ci saranno ancora malati di Covid, non c'è dubbio che resiste la categoria dei fragili ai quali dovrà essere fatta la quarta dose di vaccino. Non c'è dubbio che c'è un problema ancora sconosciuto, che è quello del long Covid, quindi dell'impatto lungo del Covid. E quindi le fragilità restano. E con queste fragilità restano anche le esigenze di protezione dei soggetti più fragili, più deboli. E su questo punto, se non ci penserà il legislatore, se non penserà il legislatore in occasione della conversione del decreto legge 24, mi aspetto che le parti sociali possano dare un contributo davvero prezioso per dare una mano a questi fragili. Perché mi aspetto questo? E con questo concludo. Perché nel 2022 noi abbiamo avuto una grandissima novità nell'ordinamento giuridico. La grande novità è che nella Costituzione, nell'articolo 41, comma secondo, quello che regolamenta la libertà d'impresa, si è inserita una nuova regola. La regola è che la libertà d'impresa non può recare danno, non solo, come era già scritto prima, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità, ma non può recare danno alla salute e all'ambiente. Tenendo presente che la salute è quella individuale e quella pubblica, tenendo presente che l'ambiente è quello interno e quello esterno. Quindi la mia conclusione è che sicuramente un nodo centrale risiede nel problema da cui noi siamo partiti, le trasformazioni digitali, ma soprattutto trasformazioni digitali che riguardano i contenuti del lavoro. E lì dovremmo sviluppare anche la fantasia in modo interdisciplinare per inventare opportuni accomodamenti ragionevoli e sostenibili. Grazie per l'attenzione. Grazie molto, professoressa Brollo, ci ha dato anche in questo caso tanti input, dalla definizione del lavoro smart, lavoro ibrido e altri, lavoro delocalizzato e quant'altro, che ognuna di queste definizioni ha delle conseguenze poi ovviamente sia di natura organizzativa ma anche di natura normativa. E molto interessante anche la parte relativa alla tutela dei lavoratori fragili, ma mi permetto di aggiungere che c'è interesse sicuramente da parte anche del datore di lavoro di recuperare lavoratori che si trovano in condizioni sia di fragilità ma anche di inabilità temporanea o permanente, oppure di lavoratori che in una fase della propria vita possono avere necessità di più tempo da dedicare alla famiglia. Parlo appunto di genitori single, parlo di difficoltà appunto che sono in seno a un membro della famiglia stessa, genitori anziani e quant'altro. E sicuramente con un lavoro più flessibile, che è stato il tema di base di questi vostri interventi, è possibile recuperare questi spazi con benefici individuali per i lavoratori subordinati e vantaggi ma anche per il datore di lavoro, che potrà sempre contare su un apporto, anche se misurato rispetto alla possibilità di lavoro, ma un apporto
a fronte invece di una situazione precedente in cui alcuni lavoratori venivano addirittura esclusi dal mondo del lavoro. Mi fermerei qui e passerei invece alla fase di domande e risposte, e da quello che mi è stato segnalato dalla regia, come si dice, abbiamo al momento, ne ho vista una sola, che riguarda una domanda di natura tecnica rivolta relativa alla presentazione del dottor Benecchi. La domanda è la seguente: l'indice di telelaborabilità potenziale calcolato sulle mansioni, come viene utilizzato, specie nel settore bancario? Chiedo al dottor Andrea Benecchi se può rispondere a questa domanda. Grazie. Sì, ecco, sostanzialmente si guarda per ogni industria alle posizioni lavorative, diciamo, come vengono classificate secondo la casistica di socio-occupazione. Mi sentite? Ok, mi è venuto sto dubbio. E quindi si tratta, diciamo, di un'indagine, di una stima sulla base, diciamo, di ciascun lavoratore che lavoro fa in termini di ruolo occupazionale. A quel punto, a livello di settore, industria, quello che si vuole, si prende semplicemente le quote di lavoratori di una determinata occupazione e si rapportano al totale di quel settore. In quel modo si ottiene poi appunto una stima della quota che sarebbe telelavorabile. Adesso su quanto diceva la professoressa Brollo del dato dell'Istat, non ho ben presente come sia stato calcolato. Presumo magari in maniera simile, però partendo magari da un'indagine italiana, mentre la metodologia che avevamo usato noi rifà un lavoro che era già diciamo antecedente negli Stati Uniti. Però numericamente in realtà più o meno ci siamo, nel senso che ovviamente dipende dall'industria che si va a vedere. L'industria, quelle più, per esempio il settore bancario sicuramente ha un indice di telelavorabilità più elevata, però nella media alla fine penso che venga fuori un 40% al massimo, non di più, e comunque molto limitate in attività industriali e manifatturiere, chiaramente. Bene, non so se tra i relatori c'è qualche domanda trasversale. La professoressa Brollo l'ha già fatta, però non so se vuole riprendere l'argomento. Volevo solo segnalare le ricadute del ragionamento che ha fatto il dottor Benecchi. Le ricadute sono che allora la giurisprudenza, anziché giudicare come fa ora la smartabilità in concreto delle mansioni, dovrà giudicarla in astratto. Quindi senza tener conto di qual è la situazione attuale in un certo ambiente, ma che cosa si potrebbe fare in quell'ambiente per poter permettere di lavorare. Quindi la ricaduta di un discorso potenziale implica che non si va a guardare soltanto quello che è concretamente fattibile in un certo ambiente concreto di lavoro, ma quello che potenzialmente si potrebbe fare, visto che il lavoro agile è una modalità che porta benessere, salute e tutela dell'ambiente. Grazie. Molto bene, professoressa, grazie. Allora, se non ci sono, io mi avvio verso delle considerazioni conclusive, che non hanno niente di conclusivo, perché questo nuovo modo di lavorare è un nuovo modo, diciamo,
che stiamo sperimentando, abbiamo sperimentato in emergenza e adesso le imprese, la pubblica amministrazione lo stanno trasformando in una nuova modalità, ma impareremo appunto soltanto sulla base dei risultati quando questi si renderanno visibili a tutti. Però consentitemi appunto di riflettere su alcune questioni. Partirei proprio da quello che diceva il dottor Benecchi con l'indagine che ha svolto sull'indicatore DESI. Ci ha riportato una fotografia dell'Italia e della regione in cui emerge un certo ritardo, un certo svantaggio competitivo. Io penso che se dovessimo ripetere l'esercizio, verrà ripetuto sicuramente, dopo la pandemia già la fotografia dal lato quantomeno della domanda dovrebbe essere molto diversa. Ma immagino anche dal lato dell'offerta, se rifaremo questo esercizio tra qualche anno, ma parlo anche del breve periodo. Ed è quello che appunto veniva già accennato, il fatto che il PNRR investirà molte risorse nella transizione digitale. Ricordo infatti che la strategia per l'Italia digitale 2026, sviluppata dal Ministero per l'Innovazione Tecnologica e Transizione Digitale, si basa sul raggiungimento di importanti obiettivi, quali diffondere l'identità digitale assicurando che venga utilizzata dal 70% della popolazione, colmare il gap di competenze digitali con almeno il 70% della popolazione che sia digitalmente abile, quindi non soltanto i lavoratori, ma tutta la cittadinanza. Portare circa il 75% delle amministrazioni pubbliche italiane a utilizzare i servizi in cloud. Raggiungere almeno l'80% dei servizi pubblici essenziali erogati online. Raggiungere il 100% delle famiglie e delle imprese italiane con reti a banda ultralarga. Questo ovviamente vuol dire un ammodernamento del paese, un salto culturale molto rilevante e dove un ruolo importantissimo viene svolto dalla pubblica amministrazione, dove l'obiettivo è quello di accorciare drasticamente le distanze tra enti e individui, e ridurre i tempi della burocrazia attraverso una PA più efficace, con servizi sempre più performanti e universalmente accessibili, di cui il digitale è un presupposto essenziale. Ma questo ricordiamoci che non è soltanto un obiettivo italiano, è un obiettivo europeo, è quello di avere delle basi dati condivisibili, quello che viene definito come il single digital gateway a livello europeo. Questa ovviamente è un'ambizione ancora più importante. Passando invece agli argomenti relativi alla riorganizzazione aziendale, noi, come sapete, svolgiamo periodicamente sondaggi presso le imprese con un numero di addetti superiore a 50. E dalle nostre indagini è emerso che molti dei nuovi investimenti stanno andando nella direzione della razionalizzazione, della digitalizzazione e dell'automazione di tutti i processi lavorativi per recuperare ampi margini di efficienza e competitività, specie diciamo in un periodo in cui purtroppo la guerra ci ha posto di fronte a, oltre al dramma umano, anche a delle difficoltà nel reperimento di merci e nel reperimento di materie prime. Quindi lo sviluppo, la crescita
verticale è in qualche modo messa a rischio, gli imprenditori tendono invece a recuperare efficienza e produttività. E su questo il digitale e il lavoro agile sicuramente sono due strumenti importantissimi, che vanno anche nella direzione di tener conto in misura maggiore rispetto al passato della conciliazione delle esigenze di lavoro e della vita privata, ma anche di impiego, come accennava la professoressa Brollo, di risorse rispettose della sostenibilità ambientale e del benessere collettivo, attraverso la riduzione di spostamenti casa-lavoro, ma consentitemi anche di dire di ridurre il gap tra uomini e donne nel lavoro stesso. Passando poi invece ad aspetti di natura più normativa, è importante quello che veniva appunto detto in precedenza, che c'è bisogno di disporre di un quadro regolamentare del lavoro agile che sia più chiaro, che sia di garanzia e di tutela per i lavoratori e le imprese, al quale associare una contrattazione collettiva quale fonte privilegiata di regolamentazione dello svolgimento della prestazione di lavoro. Nel concreto è opportuno procedere con una migliore definizione del lavoro agile, un maggior supporto ai lavoratori e ai datori di lavoro nel suo utilizzo, con tutte le implicazioni sul piano di un corretto utilizzo delle tecnologie digitali e della necessità di idonee garanzie della sicurezza dei dati aziendali e della tutela dei dati personali dei lavoratori. Questo è un argomento che è un po' rimasto a margine del nostro incontro, ma a cui vorrei dedicare un'attenzione particolare. Problemi che sono connaturali alla digitalizzazione e alla connettività digitale espone le reti e i sistemi informativi a maggiori rischi connessi alla cybersicurezza. Ne deriva che la società è sempre più vulnerabile alle minacce informatiche. In ragione degli interessi collettivi individuali da tutelare, l'evoluzione della digitalizzazione e del lavoro agile non potrà prescindere dallo sviluppo di adeguati presidi in materia di sicurezza che coinvolga una pluralità di soggetti, i singoli cittadini, le imprese, la pubblica amministrazione, anche attraverso la promozione e la diffusione della cultura della sicurezza informatica. Concludo con l'augurio che questo webinar abbia permesso di richiamare l'attenzione su tematiche di grande attualità e abbia migliorato la consapevolezza su come la nostra società si stia rapidamente trasformando grazie alle tecnologie digitali e al lavoro agile. Trasformazione in cui tutti quanti noi siamo chiamati a essere partecipanti attivi. Io vi ringrazio per questa opportunità, ringrazio l'università, ringrazio i relatori e vi saluto cordialmente. Grazie.